Salve, con questo video nell'ambito del modulo metodologie didattiche, creazione oggetti didattici, vediamo come creare mappe con un software abbastanza famoso e universalmente conosciuto che si chiama CMAP. Ebbene, questo software è un software innanzitutto gratuito, è un software che è stato sviluppato dall'IHMG dell'Università della Florida negli Stati Uniti. È liberamente scaricabile al link che vedete in questa slide http://cmap.ihmc.us. Questo è un software che consente di costruire, navigare e anche condividere, perché ha delle interessanti funzioni di condivisione, modelli di conoscenza che sono rappresentabili appunto come mappe concettuali. È figlia di un testo, anche se oramai un po' datato, ma abbastanza famoso, che si chiama Imparando ad imparare, di due autori americani che si chiamano Novak e Godwin. Bene, questo software ha una caratteristica importante, oltre a quella di essere appunto gratuito in quasi tutte le sue articolazioni, è un software multipiattaforma. Viene aggiornato in modo abbastanza frequente, anche se ultimamente gli aggiornamenti incominciano ad essere un po' pochi, ma è un software che è utilizzabile in tutte le piattaforme. C'è la versione per Windows anche a 32 bit, ovviamente a 64 bit, la versione per OS X del Mac, anche per le versioni precedenti, e ugualmente c'è la versione anche per l'ambiente Linux, sia a 32 che a 64 bit. Oltre a questo, questo software ha un'altra caratteristica importante, che è quella di avere un vero e proprio, come si usa dire oggi in molte occasioni, un vero e proprio ecosistema. Nel senso che oltre alla versione standard, che si chiama CMAP Tools, che è quella che abbiamo visto nella slide precedente, scaricabile secondo i vari sistemi operativi, esistono almeno altre tre estensioni, diciamo così. Una è un software di cui non ci occuperemo, che si chiama CMAP Server, che permette alle università o agli istituti in generale di installare una versione server in cui è possibile appunto condividere, diciamo così, le mappe create con qualsiasi utente. È stata poi recentemente rilasciata anche una versione per iPad che si chiama CMAP Tools per iPad, che diciamo così replica la maggior parte delle funzioni della versione desktop anche sul tablet, anche se ha delle limitazioni per quello che riguarda la condivisione delle mappe, nel senso che per avere tutte le funzionalità c'è bisogno, come si dice, di un acquisto in app, cioè di pagare una piccola cifra per poter avere sbloccate tutte queste possibilità, tra cui il CMAP Cloud. Il CMAP Cloud è, diciamo così, un account cloud vero e proprio dove è possibile memorizzare le proprie mappe in modo da renderle così condividibili tra le varie articolazioni del programma. Con la versione per desktop si può accedere a CMAP Cloud gratuitamente, l'account è gratuito. Ecco, con la versione per iPad, per accedere al cloud proprio bisogna appunto fare questo acquisto in app e sbloccare quindi questa funzione. Bene, adesso passeremo subito alla parte operativa e vedremo come in modo molto semplice si possono realizzare delle mappe con il CMAP Tools per desktop e anche poi successivamente con il CMAP Tools per iPad. Ebbene, vediamo adesso CMAP all'opera. Siamo nell'ambiente CMAP Tools. E in particolare siamo in una versione per Mac, ma la versione per Windows o per Linux sono esattamente identiche. E nella finestra di lavoro principale, che si chiama senza titolo, in quanto ancora non abbiamo dato un nome alla nostra mappa, ci viene suggerito di fare doppio clic per creare un concetto. Facciamo questo doppio clic e vediamo che appare, diciamo così, il primo concetto. Abbiamo la possibilità di scrivere al suo interno, scriviamo adesso, che ne so, la rivoluzione industriale. Abbiamo subito la possibilità, in un angolino in basso a destra, di andare a modificare la grandezza di questa forma. Ma ancora più importante, abbiamo la possibilità sopra, eccolo, trascinando, di poter andare a creare un altro nodo. Allora, un altro nodo è legato in CMAP con una proposizione. Vedremo che non in tutti i software funzionerà in questo modo. In CMAP c'è appunto una proposizione. Allora, nella proposizione possiamo scrivere produce, per esempio.
e nell'altro nodo, che ne so, rilevanti cambiamenti. Ok, possiamo tranquillamente spostare con il mouse questi nodi dove noi vogliamo meglio e andiamo avanti. Allora, qui possiamo scrivere anche, adesso è semplicemente un esempio, nell'urbanistica, ma siccome produce dei cambiamenti anche, per esempio nell'architettura, dalla preposizione anche, tiriamo giù e scriviamo nell'architettura. Adesso questo è semplicemente un esempio. In questo modo abbiamo articolato così un semplice ramo di una mappa. Abbiamo a disposizione la finestra stili che ci permette di poter andare a formattare questo testo e modificarlo. In particolare possiamo, per esempio, modificare il carattere. Sulla rivoluzione industriale possiamo dire di metterlo in grassetto, di dargli un altro colore e fare altre modifiche varie, cambiare il font, un carattere più grande e così via. Possiamo lavorare sull'oggetto, nel senso che l'oggetto intanto gli possiamo dare anche altre forme, per esempio una forma così ovale. Possiamo mettergli un'ombra, che ne so, in questo caso di un colore arancione, e così possiamo anche mettere un'immagine di sfondo e così via. Possiamo lavorare anche sulle linee, nel senso che le linee di collegamento possiamo scegliere come metterle, se mettere delle frecce oppure no. Possiamo anche nelle linee stabilire di farle arrotondate, non più soltanto lineari, rettilinee. Quindi con l'apposito comando possiamo andare a, diciamo così, modificare l'andamento del nostro nodo. Queste sono delle funzioni estremamente semplici che ci permettono così di andare a creare una mappa. In realtà abbiamo molte altre opzioni. Per esempio, potremmo decidere di mettere, che ne so, sul nodo La Rivoluzione Industriale il collegamento alla pagina di Wikipedia relativa. Allora, apriamo il nostro browser, andiamo a selezionare il link che ci interessa, torniamo alla nostra mappa, clicchiamo sull'oggetto, con il tasto destro troviamo aggiungere indirizzo web. A questo punto l'indirizzo del sito, incolliamo l'indirizzo che avevamo preso e possiamo scrivere, che ne so, come titolo Wikipedia. E salviamo. Vabbè, ok. A questo punto, nel nodo comparirà questo piccolo pulsantino che premendolo ci farà apparire il link di Wikipedia e caricherà la relativa pagina. Vogliamo adesso aggiungere al nostro nodo La Rivoluzione Industriale anche per esempio un'immagine. Selezioniamo il nodo, tasto destro, aggiungi modifiche, collegamenti a risorse. A questo punto scegliamo nel nostro desktop, per esempio nel desktop che adesso troviamo, c'è un'immagine che si chiama Città Nera. Clicchiamo sul pulsante aggiungi, sposto alla lista e a questo punto diciamo aggiorna. Ci dice già che esiste una risorsa, la sostituiamo senza problemi. A questo punto avremo un altro pulsantino, oltre a quello precedente che abbiamo già visto, che premendolo ci fa vedere l'elenco delle risorse, in questo caso un'immagine. Cliccando apparirà l'immagine relativa. In questo modo si può agevolmente, lavorando un minimo sul software, vedere tutte le potenzialità e tutti i possibili inserimenti che sono molti. Vediamo adesso come salvare questa mappa. Allora, innanzitutto, selezionata la mappa, noi la possiamo esportare come file immagine, come PDF o in tantissimi altri formati. Ma possiamo anche salvare questa mappa o in un server di Gmap qualsiasi per condividerla, oppure anche nel nostro cloud. Nel nostro cloud, come abbiamo già detto, basta registrarsi, e lo spazio cloud è gratuito, ci permetterà poi di condividerlo per esempio anche con l'iPad, a patto che abbiamo fatto un acquisto in app. Comunque vediamo come salvarla. La nostra mappa è qui presente, attualmente non ha titolo. Faremo File, Salva Gmap come. Andremo a cliccare sul pulsantino della nuvola, ci vorrà un attimo di tempo perché questa venga caricata, e la possiamo salvare con un nome, La Rivoluzione Industriale. Salvando possiamo mettere alcune domande, parole chiave, autore e così via. A questo punto la salviamo e questa mappa viene salvata appunto nel cloud. C'è bisogno di un po' di tempo perché questo possa avvenire. Eccolo qui. Ci dice che il salvamento è in corso. Ovviamente stiamo salvando in un cloud, per cui c'è bisogno di un minimo di tempo per poter caricare tutte quante le nostre il nostro lavoro. Ci dice che viene messa che c'è un collegamento a una risorsa di Wikipedia, diciamo di sì, e viene copiato tutto, compreso anche la risorsa. Ecco, c'è bisogno di un po' di tempo e apparirà
nel nostro cloud la mappa e anche una cartella relativa con tutte le immagini o tutte le risorse che abbiamo collegato a questa mappa stessa. Adesso sta copiando le risorse, dipende dal collegamento internet, ma tutto questo riesce ad avvenire in modo abbastanza rapido. Vediamo adesso il funzionamento della versione per iPad. La versione per iPad ha diciamo così, un funzionamento analogo. Ovviamente ci sono delle limitazioni dovute appunto al dispositivo, al tablet, anche se possiamo dire che questo CMAP per iPad è un'applicazione recente, per cui sicuramente verrà migliorata e implementata nel tempo. Allora, dalla schermata principale, tappando sul tasto più, possiamo andare a creare una nuova mappa. In questo caso ci viene chiesto subito di dare un titolo. Scriviamo la rivoluzione industriale e accettiamo questo titolo. L'ambiente di lavoro è analogo a quello della versione desktop. Ci viene chiesto di fare un doppio tap per creare un concetto. E a questo concetto facciamo la stessa mappa, la chiameremo la rivoluzione industriale. Industriale. A questo punto, anche qui abbiamo la possibilità di andare a fare un nuovo nodo. La preposizione, come sempre, scriviamo produce. Sottoscriveremo i soliti rilevanti cambiamenti. A questo punto, anche qui possiamo tranquillamente spostare come crediamo meglio. Scriviamo come abbiamo fatto nell'altra versione anche. Ho sbagliato adesso a scrivere anche. E qui possiamo scrivere nell'architettura anche nel nostro caso possiamo fare la stessa operazione, dalla stessa preposizione andare a due concetti differenti. E qui scriveremo come abbiamo fatto nell'altro esempio, nell'urbanistica. Bene, in questo modo abbiamo realizzato una mappa analoga alla precedente. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di effettuare tutta una serie di formattazioni. Le vediamo rapidamente. Con il tasto Color, selezionando per esempio un nodo, possiamo andare a modificare il colore tramite una scala di colori che è anche molto elaborata. Potremo andare a modificare le linee. Anche qui possiamo modificare il colore come crediamo meglio. E possiamo andare a modificare i font. Selezioniamo prima per esempio la rivoluzione industriale, andiamo a modificare il font e scegliamo un altro font. Possiamo andare a modificare la dimensione del font, farlo per, che ne so, più grande. Possiamo andare a farlo grassetto. Possiamo andare a modificare l'allineamento. Adesso nel nostro caso è abbastanza centrato nella forma, per cui non ci sono grossi problemi. Possiamo anche qui modificare la forma, fare una forma circolare oppure una forma diversa. Possiamo anche qui lavorare sulle frecce di collegamento, doppia freccia o quello che sia, e così via. Abbiamo anche dei template a disposizione che ci permettono, che ne so, di avere degli abbinamenti di colore, diciamo così, particolari. Quindi queste sono più o meno le funzioni essenziali che ci sono. Possiamo pure fare un collegamento a eventuali altre risorse. Possiamo creare una nuova risorsa che può essere un video, una foto, una mappa, un indirizzo web, quindi in modo analogo a quello che abbiamo fatto nell'altra versione. Bene, adesso rimane il problema del salvataggio di questa mappa. Allora, la versione gratuita per iPad permette di salvare esclusivamente il locale, per cui nella nostra mappa la vedremo elencata nella colonna di sinistra. Se vogliamo salvarla nel cloud oppure in tutte le altre forme possibili o condividerla, cliccando nell'apposito pulsante, avremo la possibilità, ecco, ci viene indicato appunto di tappare sulla rotellina e in questo caso dovremo effettuare un acquisto in app. Un acquisto in app è di pochi euro. In questo caso ci permette questo acquisto in app di sbloccare tutte le condivisioni possibili e quindi anche di poter salvare sul cloud. In questo modo potremo anche
non solo salvare sul cloud, ma per esempio caricare la mappa che avevamo fatto precedentemente nella versione desktop e poi dopo così salvarla, modificarla e così via. Quindi permettere, come del resto si può fare anche con tutti gli altri servizi di cloud, Dropbox o quant'altro, poter così lavorare in modo, diciamo così, combinato. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video dove parleremo di un'altra app, che permette di sviluppare mappe concettuali. A presto!